Questa è San Luca, la parte vecchia, è il posto dove si dice che l'andrangheta domini, controlli e gestisca tutto quanto, i rapporti umani, le parentele, i matrimoni, gli affetti, gli odi, tutto. E al monopolio del controllo territoriale. La tua città con il mio mare che si specchia dentro, 40.000 gradi all'ombra di un appuntamento. Capire bene come cambia e come muore il tempo, e come vola il sentimento quando soffia il vento. Sono simili, simili a questo cemento, come milioni di parole su un arrangiamento. Fare milioni e non capire come starci attento. La mia terra brucia, muore sotto il sole, forse è solo un controtempo. Ti dico sempre che ognuno di noi ha due elementi che sono fondamentali, a prescindere se sei imprenditore o qualsiasi attività si svolga nella vita, che non bisogna mai fare morire, ed è quello che l'andrangheta aveva cercato di fare morire in me, cioè la passione e l'entusiasmo. Perché credo ancora nel riscatto di questa terra? Perché io oggi sono padre di Salvatore, e ho la responsabilità di regalare delle opportunità concrete, una terra dove la mafia è soltanto un lontano ricordo. Sono Benedetto Zoccola e nel 2012 ho deciso di sfidare la criminalità organizzata. Nonostante tutto, nonostante viva una vita blindata, sono ormai 8 anni che vivo sotto scorta. Io, a differenza dei camorristi, mi sento un uomo libero. Non ci sto a subire violenze tra tutti questi, ma ora non lo so se fa male o più bene parlarti di me, che ora mi guarda allo specchio distratto, poi distrutto, dico che ce la farò, terra mia. Il motto della voce e creatura è proprio questo: nessun bambino nasce delinquente, si diventa delinquente. Allora se noi a questi ragazzi non gli diamo realtà come la voce del creatura, scuole che sono aperte dalla mattina alla sera, a questi ragazzi non diamo oratori, non cambierà mai questa città, questo paese. Ora basta con i difetti. Vorrei volare sulle ali della fantasia e descrivere la scuola che vorrei. L'onore non si consegna alle sorti della storia con azioni così dolorose, con le scie di sangue, assolutamente, con la vendetta. L'onore si trasferisce con la cultura. Troviamo a San Luca, che negli anni 80 è stata la patria dei sequestri di persona. Il sequestro di persona avveniva con sequestro, detenzione e riscatto. L'aria che mi manca, la mia mente forte e stanca, spero solo che rimanga tutto quello che voglio, una pagina bianca. E i valori per i quali si sono battute persone come Carmine vanno coltivati con determinazione per dare vita ad un mondo migliore, quel mondo che Carmine Tripodi avrebbe voluto. Esiliati sull'Aspromonte, guardiamo il mare e sogniamo che un giorno il sole possa riflettersi anche dove si è dimenticato di arrivare. Ma la notte, quando il sole non c'è per nessuno, tutti guardiamo le stelle. Ti sogno. Tornerò, terra mia.